Allora, buonasera. Lo so, sono... sono un po'... Dunque, stavo pensando, no, che in tutti questi anni di carriera tanti dicono che ho sempre parlato male delle donne. Non è vero, ho sempre parlato male della mia. È la mia che mi rompe il cazzo, non sono tutte. Poi sono stufo di tante cose delle donne, sono sincero, stasera ho il coraggio di dirlo. Allora, basta con questa storia, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. No, basta! Anche voi avete combinato dei guai, ma forti, avete distrutto degli uomini importanti. Partiamo da Adamo ed Eva. Giardino dell'Eden, bellissimo, c'è un ruscello, acqua tiepida, lui è un figo pieno di addominali, la trombava tutti i giorni. Frutta, anche fuori stagione, anguria, mandarino, tutto, uva. Questa ha rotto il cazzo con la mela. Da lì è nata la puttana di Eva, proprio è nata da quella volta lì. Aspetta, scusa, Giulio Cesare aveva tutto, i patrizi, faceva i massaggi, mangiava il coniglio, per strada da Dio. È arrivata questa qua col caschetto, tipo Loretta Goggi, no? Col caschetto. Faceva il bagno nel latte delle aspidi. Ma che cazzo te ne frega te di una che fa il bagno nel latte delle aspidi? Ha perso tutto l'impero romano. Poi è arrivato quell'altro, i Beatles, dei fighi, Yellow Submarine. È arrivata la più brutta del Giappone, una caca cazzo alta così. Distrutti i Beatles, distrutti! Aspetta! Tempi di visita, Sarkozy! Arrivava a casa, usciva le sono, la baguette, le moisciandò, ha trovato quella caca cazzo depressa che suonava le canzoni, ma due coglioni, arrivava a casa, ma basta! Alla fine però credo che voi donne abbiate sempre bisogno di noi uomini. Mia moglie quando esce di casa è un delirio, mi chiama alle 4, quando hanno bisogno piangono, le senti, amore, già quando dice così, dimmi, c'ho la macchina che tossisce. Cosa vuol dire che tossisce? Fa e io le dico, hai fatto benzina? Sì. Cosa hai fatto di benzina? C'era la pompa lilla, io avevo le scarpe lilla, puttana maledetta, gli ho detto. La pompa lilla è diesel, la nostra è benzina verde! Siete strane! Certe volte sembra che facciate apposta per darci fastidio. Sempre, siamo in casa, guardiamo la televisione tranquilli, sereni, proprio senti gli uccellini. Di colpo, devo uscire! Io devo uscire! Dico, che cazzo è successo? Devo andare a prendere due cose, vicino alla testa! Esce, torna a casa con 6 borse della spesa, ma non ha preso le due cose per la quale era uscita. Scusa. Parliamoci chiaro. L'amore è razionale. Perché è razionale? Quando senti due amiche, c'è una che piange perché soffre per amore, l'altra gli dice, te l'avevo detto, lui è un delinquente, è un vigliacco. E lei, sì, ma io lo amo. La moglie di Hitler, gli avranno detto, cazzo, che Hitler non era per bene. Giusto? E lei, sì, ma io, lo amen. Tra maschi uguale. Tu gli dici al tuo amico, guarda quella la troia, se li fa tutti. Sì, ma io lo amo. Ai nostri tempi, quando eri sbarbato, 16-17 anni, ti piacevano le vecchie. Passavano le vecchie, c'è la vecchia. C'è la vecchia. Quanto faceva? La vecchia. L'esperienza, la vecchia. Avevamo un amico che se le faceva tutte. Ci incontravamo fuori dall'oratorio e gli dicevo, ma adesso quella che ti stai facendo, quanti anni ha? E lui, 41. E io gli ho detto, ma cazzo, potrebbe essere tua madre. Lui mi fa, e invece è la tua, cazzo.